E allora io dico intanto che le regioni hanno l'obbligo di calare quelle che sono le sperimentazioni, come in questo caso, in quello che è un contesto di riferimento, coinvolgendo il mondo datoriale, il mondo delle professioni e soprattutto le istituzioni scolastiche, tecniche e professionali e gli istituti tecnici superiori, l'ITS, a cui si rivolge la riforma. Quindi abbiamo l'obbligo di accompagnare quella che è la sperimentazione perché gli attori principali possano proprio sul campo registrarne gli effetti ed eventualmente sottoporre eventuali modifiche. Abbiamo l'obbligo intanto ed è per questo che questa riunione che abbiamo fortemente voluto con l'ufficio scolastico regionale coinvolgendo proprio il mondo delle professioni ci permetterà di rispondere comunque perché da questo assunto dobbiamo partire. C'è un profondo scollamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. Se noi pensiamo che il mercato del lavoro calabrese richiederà sempre di più delle competenze tecniche e specialistiche, per cui abbiamo noi l'obbligo di garantire alla formazione questi profili occupazionali affinché poi i giovani possano essere assunti, perché se pensiamo che nel solo 2023 di 8.300, parlo di dati Union Camere e ANPAL, profili nel mondo della costruzione e della meccanica, sono stati 8.300 richieste, non sono riuscite ad essere soddisfatte perché purtroppo le scuole non riescono ancora a garantire questi profili formativi. E allora è una riforma che al di là di quelle che sono, ovviamente ci stanno le ideologie, i pro e i contro, però io dico che le regioni non devono subire quelli che sono i processi di cambiamento, li devono governare coinvolgendo gli attori principali come stiamo facendo quest'oggi, in cui abbiamo coinvolto anche il mondo sindacale, oltre che tutto il mondo datoriale, Union Camere e tantissime imprese saranno protagoniste, anche perché, lo voglio ricordare, il mercato del lavoro calabrese per i prossimi anni si andrà sempre di più a modellare con nuovi profili che sono quelli del Ponte dello Stretto e quindi tantissimi profili richiesti, quello del mondo ZES. Noi stiamo investendo oltre 200 milioni di euro per rendere le nostre imprese sempre più competitive internazionali richiamando altre imprese. E allora in un mondo del lavoro che è in continua crescita, così come vogliamo per garantire uno sviluppo sostenibile della regione, è normale che la scuola non può essere disallineata a questo processo di cambiamento. Stamattina, e questo mi piace evidenziarlo, c'è anche il mondo accademico, perché noi andremo con tutti i rettori della Calabria a sottoscrivere un protocollo proprio per garantire una formazione completa, così i giovani che completeranno il percorso della sperimentazione avranno il riconoscimento dei crediti per l'inserimento nel mondo universitario. Quindi ne approfitto anche per ringraziare la nostra università calabrese che è di grande qualità. Beh, e l'idea è quella di poter partire con un gruppo di scuole, diciamo un po' all'avanguardia, già dal prossimo anno scolastico. È una sperimentazione e un modello sostanzialmente, quello della filiera lunga tecnico-professionale, alla quale il Ministro crede molto, e questa anticipazione sperimentale in realtà conterrà tutti gli elementi che già il disegno di legge poi sviluppa in modo diciamo sistematico. Gli istituti stanno partecipando, ovviamente i tempi del lancio dell'avviso, no? Perché il DM del Ministro che ha avviato la sperimentazione è del 7 dicembre e lo stesso avviso con cui è stata richiesta la partecipazione è il 7 dicembre. Ovviamente le scuole avevano bisogno di una serie di passaggi burocratici, le delibere degli organi collegiali, quindi è ovvio che anche loro sono state, le scuole sono state in difficoltà, però sto vedendo che nonostante le complicazioni le scuole stanno aderendo, quindi oggi il capo dipartimento comunque parliamo sempre di una sperimentazione, quindi ovviamente ci sono una serie di situazioni da vagliare, non è ancora a regime, però l'adesione anche in Calabria c'è e quindi siamo fiduciosi e soprattutto contenti che la Calabria si apra anche alle novità e a tutta una serie di attività e di azioni che sono sicuramente fondamentali per il rilancio della nostra regione.